capita una volta all'anno. Il castello di Villafranca apre le porte al mondo della fantasia e lo fa per ospitare la Sagra dei Fumetti, un successo che si conferma con l'edizione 2015, ricca di energia, ospiti e musica. Ma cosa ci fa la banda di Lupin alla Sagra dei Fumetti? Moriamo di caldo! Continuando a muoversi come dei rapper. Siamo dei rapper, non vedi? Con Zetone sotto, yo yo fratello! MC Omar e DJ Giorgia! A DJ Giorgia! Sono proprio io! A DJ Giorgia! Yo yo! Giorgia Cosplay e Omar Fantini, due grandi presenze storiche della Sagra dei Fumetti. Risponderemo solo in rima, mai più di prima. Voi siete stati un po' quelli che hanno dovuto risollevare le sorti durante il nubifragio. Oggi è un po' piovuto, ma niente ci è dovuto, ci siamo arrangiati e là sotto ci siamo divertiti. Arrangiati e divertiti non fa rima, fratello. Io. Non siete una coppia inedita per il mondo dei fumetti e dei cosplay, perché già avete presentato gare cosplay, avete fatto pratica. Ma beh, sì, è vero, nel senso che questo è il nostro terzo anno, però come lui ama spiegare sempre, in realtà è una lezione quella che gli viene data. Lui gli viene spiegato che cos'è il cosplay, cosa che lui dimentica sempre puntualmente facendo tabula rasa, poi dico ricominciamo. Perché io non capisco niente di questo mondo, va ricordato ogni volta, nel senso che lei mi dice nomi di personaggi che poi io sistematicamente il minuto dopo che me li ha detti li reset, perché ho la memoria del pesce rosso, veramente ho il lobo temporale purtroppo fratturato, quindi io, per cui vengo proprio a fare a ricevere una lezione che mi fa Giorgia. E poi i ragazzi apprezzano perché la butta sul comico, io faccio quella finta che è preparata e lui no, giusto? No, lei è preparata. Saluti da Fantini e da Giorgia Vecchini. Siamo capaci, ce la possiamo fare. Grazie.